Buongiorno alla professoressa Elisabetta Genovese dell'Università di Modena e Reggio Emilia, presidente della Società Italiana di Audiologia e Foniatria. Come sta andando questo biennio di presidenza e quali sono i suoi obiettivi? Allora, la ringrazio per questa domanda che mi dà l'opportunità di intervenire. Io sono stata eletta presidente molto di recente, per cui il biennio è appena iniziato. In realtà la Società Italiana di Audiologia e Foniatria ha una lunga storia e io sono onorata di poterla presiedere in questo biennio, in cui è un biennio molto importante sia per l'accreditamento delle società scientifiche, come voi sapete, sia per i rapporti con le altre società e per la nostra professione. Per cui certamente l'impegno di questi anni, 2 anni, e soprattutto del direttivo, non solo, certamente la squadra è formata essenzialmente da tutti gli iscritti e dal direttivo, è quello di impegnarci a tutti i livelli, a livello scientifico per rafforzare la nostra professione, a livello clinico e soprattutto nell'autonomia e nel rispetto nei confronti delle altre società scientifiche. Bisogna forse notare che mentre l'audiologia come branca è in pieno sviluppo, quindi probabilmente vedrà anche un crescente interesse anche nei confronti dei pazienti, della necessità della riabilitazione, forse la professione di audiologo in Italia potrebbe sembrare un po' in crisi di identità, non so se leggo bene questa cosa. Come crede di ragione, è stata veramente per molto tempo un'identità, io l'ho vissuta tutta negli anni, in quanto c'erano realmente 2 professioni, l'audiologo e il foniatra, con 2 specialità separate. Oggi la nostra specialità raggruppa queste competenze e a pari opportunità certamente anche il ruolo del foniatra. Sono i medici di riferimento di tutta la parte riabilitativa, la riabilitazione che non è solo protesica, ma una riabilitazione che si basa su delle evidenze diagnostiche cliniche, quindi anche il personale sanitario a noi referente, gli audiometristi e gli audioprotesisti certamente hanno un ruolo molto importante, e oltretutto la parte foniatrica, in cui la riabilitazione logopedica in tutte le patologie della comunicazione, della deglutizione e dell'udito oggi riveste dei ruoli sempre più importanti e sempre più aggiornati con le tecnologie che abbiamo a disposizione. Quindi io credo che solo l'integrazione tra il ruolo specialistico dell'audiologo foniatra e le figure sanitarie di riferimento sia di estrema importanza per poter dare il meglio. Bello in Italia, anche se non ne farei una questione di genere, ma notare che ai vertici di una società c'è una donna in un settore ancora abbastanza maschile. Crede che questo aspetto possa portare qualcosa di diverso, una visione particolare a suo parere, o è un'idea campata in aria? Per questa domanda, perché in realtà mi sono posta il problema, la prima presidente donna con una lunga storia di audiologia e foniatria. Io spero realmente che possa portare qualcosa di diverso, proprio di attenzione a tutte, soprattutto i pazienti, al nostro lavoro e alle figure professionali a noi afferenti, ma realmente nel mio direttivo c'è anche un'altra donna, la dottoressa Cristofori, per cui questa alleanza, diciamo, al femminile, ma oltre a tutti i componenti del direttivo che sono certamente molto motivati.